Ciao a tutti gli amici di Android Blog ed agemobile.com. Quest'oggi stiamo facendo la video recensione dell'Alcatel One Touch Idol X. Direi allora di andare subito a parlare della parte telefonica. Per quanto riguarda la parte telefonica, devo dire che è buona la possibilità di fare la ricerca rapida, cosa che prima non era possibile, per esempio sull'Idol 6030D, quindi direttamente da rubrica. E ho notato però che l'audio in chiamata, sinceramente, mi sembra essere un pochino più, come dire, più basso, meno chiaro rispetto ad altri modelli Alcatel, mentre comunque la ricezione è la classica buona di Alcatel. Bene, detto questo, allora proverei a chiamare il 190 e vedrei un po' come si sente l'audio. Purtroppo l'audio vi anticipo già che non è altissimo in viva voce, quindi non ci aspettiamo un audio altissimo, però comunque. Ecco qua. Per la telefonia mobile e internet con smartphone, chiavetta e tablet, digita 1. Per la telefonia Ok, sempre. va bene. Direi quindi che per quanto riguarda quindi diciamo l'audio, il telefono via voce non altissimo, però come avete potuto sentire molto chiaro, quindi direi che da questo punto di vista il telefono va più che bene. Nel frattempo vi faccio vedere le notifiche, ecco questa bella pagina dove sono le notifiche, qui apriamo i vari toggle e nel frattempo attivo il wifi visto che l'avevo staccato e possiamo vedere anche le altre possibilità, modalità aereo, hotspot, Bluetooth, batteria, GPS, connessione dati, luminosità, notizie automatica, super risparmio e quant'altro. Direi di fermarci subito sulla modalità risparmio e perché volevo soffermarmi sulla modalità risparmio energetico. Andrei subito quindi nelle impostazioni e mi soffermerei un attimo su questo punto. Allora, andando nella sezione batteria. Se avete già avuto modo di vedere il mio unboxing, quindi vi ho detto che la batteria era da 2000 mAh. Il punto è questo, la batteria purtroppo tende a scaricare un pochino più rapidamente rispetto ad altri dispositivi. Vuoi per la doppia antenna perché è dual SIM, vuoi per il fatto che il telefono comunque ha uno schermo Full HD, ha anche un processore quad-core, quindi comunque ha delle importanti richieste energetiche da fare appunto alla batteria. Quindi abbiamo la possibilità o la super risparmio che praticamente ci fa usare il telefono come se fosse un telefono diciamo di vecchio stampo, potete leggere, praticamente ci permette di utilizzare solo 5 funzioni, quindi telefono, contatti, messaggio, calendario, messaggi, calendario e allarme, quindi come un telefono di vecchi tempi. Oppure si può andare a impostare questa modalità per disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth e quant'altro, o scegliere quali applicazioni considerare e quali no. Quindi direi di fare attenzione perlomeno da questo punto di vista con questo tipo di telefono per quanto riguarda la batteria. Bene, parlato quindi di batteria, abbiamo parlato anche della ricezione, buona sia dal punto di vista del wifi sia dal punto di vista di entrambe le SIM. Direi allora a questo punto di parlare di fotocamera. Andrei quindi in camera e con direi un pochino di dispiacere devo dire che ho visto che la camera, ora mettiamo un soggetto e faccio anche una foto nel frattempo. E così ve la faccio anche. Ah, scusa, sto facendo un video, mi ho sbagliato. Scusatemi. Ecco qui, scatto la foto, poi la vediamo. Dicevo, purtroppo abbiamo pochissime possibilità di. Scusate che metto schermo nero così vi faccio vedere. Poche, davvero poche possibilità di modificare o di settare la fotocamera. Abbiamo semplicemente schermo intero, tocca per la ripresa, HDR e foto panoramica. Possibilità di fare switch tra la fotocamera anteriore e quella posteriore. E basta, il flash e nient'altro. Forse è un pochino scarna questa, diciamo, questa
personalizzazione che praticamente assente la parte di Alcatel. Bene, allora andrei a vedere la foto che ho realizzato e andrei a vedere qualche altra fotina scattata sempre da questo telefono. Allora, come potete vedere, la foto è di ottimo livello. Infatti, questo Alcatel Idol X scatta davvero delle buonissime foto. Questa è un'altra foto davvero molto carina. Queste sono delle foto fatte alle piante del mio solito giardino. Devo dire che il telefono, anche quando andrà a fare il doppio tap, non perde per niente di qualità. Le foto sono davvero di ottimo livello. Questo è un video, e anche il video, come ora andremo a vedere, è di altissimo livello. Provando l'Alcatel Idol X, stiamo vedendo anche un po' di fare lo zoom per vedere un po' come viene visto. Scusate, ma WhatsApp mi continua a scocciare, visto che ce l'ho attivo su due Neanche. telefoni. Facciamo adattamento al cambio di luci, direi ottimo. Quindi questo era il video realizzato con l'Alcatel OneTouch Idol X 6040 versione. Allora, quindi cosa dire della parte telefonica? Dal punto di vista qualitativo direi che passa a pieni voti, davvero ottimamente direi il test. L'unica cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso è solamente, come ho già detto prima, come dire, la scarsa possibilità di personalizzare le foto, effetti e quant'altro. Possono essere fatti dopo, modificando un pochino la foto, ma durante lo scatto purtroppo non possiamo fare nulla. Direi allora a questo punto di andare a vederci su Dropbox qualche foto e qualche video di scatto. Andrei quindi a prendere le classiche mie foto di test. E andrei a vederci questa con sfondo nero e scritta bianca. Avvicino il massimo, purtroppo abbiamo un sacco di riflessi, perciò non riesco a farvi apprezzare al meglio quale sia la potenza di questo display per quanto riguarda i neri, ma devo dirvi che il contraste sia bianco-nero che nero-bianco, quindi con uno sfondo bianco, sfondo nero e scritta dell'altro colore, sono davvero di ottima qualità, si visualizzano molto molto bene. Questa è la palette di colori, direi buona. I colori direi che sono ottimi su questo tipo di telefono, belli, vivaci, come piacciono a me in sostanza, e davvero davvero molto molto carino. Questo è un'altra foto, nulla da dire, le foto vengono viste e davvero molto bene, un display ottimo. Poi, per quanto riguarda i video, proviamo subito l'FLV e poi passiamo vediamo se lo legge e poi passiamo ad altri. Ecco qui. L'FLV è partito, lo bloccherei, quindi dato che lo legge. L'MKV ho già visto prima che legge solo. Ah no, mi sembra che legga tutto un attimo. Che ora non, mi sembra che poi alla fine l'abbia letto il video. Sì, anche gli MKV vengono i prodotti, infatti poi mi sono ricordato che leggeva anche gli MKV. Bene, proverei allora semplicemente il 1080p. Per vedere un po' se viene letto, vi dico già che viene letto molto molto bene su questo dispositivo. Ottimo, davvero ottima la riproduzione anche dei video Full HD. Praticamente legge tutti i file video che praticamente posso mettere, tranne i DVX, quelli infatti non vengono letti. Allora, senti, ci se proverei a sentire anche una canzone per farvi sentire l'audio di questo dispositivo. Anche l'audio, devo dire, di buona qualità. Buono,
buono, nulla da dire, buonissimo. E anche davvero, non so se avete modo di vedere, questi due piedini posti qui sono ottimi perché riescono a tenere il telefono sollevato dalla superficie e quindi a far uscire meglio tutta la sonorità, la potenza sonora del telefono. Già che ci siamo, vi ho fatto vedere la schermata di blocco, è davvero carina. Primo, la schermata di blocco cambia colorazione e sfondo, diciamo, in base al meteo. È possibile installare questa possibilità e praticamente tramite questo lo swipe a destra e a sinistra si può andare a cambiare anche tra il calendario oppure il meteo, una sorta di come dire, di widget interattivo su più pagine. Poi, se noi andiamo a fare questo movimento, ci fa vedere in questo caso anche il meteo dei giorni successivi, e se facciamo quest'altro, ci fa vedere anche il calendario del nostro mese. Quindi direi davvero, davvero interessante. Detto questo, ripriamo sul lucchetto, e il lucchetto qui ci permette di andare o sulla camera o sulle chiamate o sui messaggi oppure a sbloccare il telefono. Bene, già che ci siamo, allora direi di andare sulle mail, eccoci qua, e aprire una mail, e nel frattempo vediamo anche un pochino come funziona la tastiera. Ecco qua, la mail, vabbè, è sempre il classico problema che non viene vista tutta quanta su una pagina, però devo dire che le mail funzionano benissimo, nessun tipo di problema, e se io volessi andare a rispondere e quindi vado ad usare in questo caso la tastiera, non abbiamo alcun tipo di problema. Di androidblog.it. Come avete visto, è installata su questo dispositivo già la famosa tastiera SwiftKey che io uso sempre sui telefoni, e questa l'ho trovata una ottima cosa da parte di Alcatel, visto che questa tastiera è anche a pagamento sul market. Già che stiamo parlando di impostazioni, tastiere e quant'altro, parlerei a questo punto di gestione SIM. Abbiamo possibilità di scegliere tra Vodafone e Windows, esatto, tutte e due, chiamata vocale quale scegliere, in questo caso Vodafone e Windows perché sono le schede che ho messo io, videochiamata, messaggi e connessione dati. Semplicissima la possibilità di utilizzare il dual SIM. Nel frattempo vi faccio vedere anche la risorsa di archiviazione. Come potete vedere, lo spazio totale disponibile lasciato all'utente è di 12,78 GB. Vi faccio vedere questo perché questo telefono non è espandibile nella versione dual SIM tramite micro SD. Solo nella versione mono SIM, infatti, è possibile fare questa espansione. La versione firmware di Android è la 4.2.2. Bene, dopo aver visto questo, allora andrei a vedere un attimo il browser. E quindi, scusate, tolgo, ma avevo lasciato aperto alcune cose per me. Andrei allora su Android Blog e vediamo un po' il telefono come si comporta andando su Android Blog. Considerate che sono anche altre schede aperte, quindi è uno stress abbastanza importante per il dispositivo. Allora, facciamo chiudi. Ecco qua. Beh, direi che il dispositivo è fluidissimo, ha caricato ottimamente il sito e ci permette di andare a destra e a sinistra e di aprire tranquillamente qualsiasi articolo. Per esempio, apriamo questo articolo mio su questa applicazione interessante per Android, questo client mail, davvero carino. Come vedete, ha già aperto il sito, ci permette di fare, nonostante stia ancora caricando lo scrolling, anche se io vado a fare i vari pinch in e pinch out, non abbiamo alcun tipo di problema. E anche il doppio tap ci rimpagina ottimamente. Beh, no, ottimamente non direi. Ecco, ora sì, ho sbagliato io prima. Ci rimpagina, direi, dicevo appunto, ottimamente il dispositivo. Facciamo una prova del nome col The Verge, vediamo un po' se funziona bene anche The Verge, dato che è un sito molto pesante, sicuramente potrà fare al caso nostro per vedere se questo dispositivo funziona bene anche su siti magari molto più pesanti rispetto a Android Blog, che comunque non è così pesante, non richiede chissà quali dotazioni hardware per essere
girato e visto bene in sostanza. Allora, diverge, eccolo qui, si sta aprendo, aspettiamo un attimo che il dispositivo proceda, il wifi prende 4 tac, quindi sicuramente se c'è qualche ritardo non è colpa del wifi, dato che non sto caricando niente in questo momento su YouTube, quindi devo dire che però vedete il sito già ci dà la possibilità di aprirsi tranquillamente, di fare scrolling, di fare anche zoom e quant'altro, nonostante stia ancora caricando, ecco, ora ha finito, quindi facendo uno scrolling più razionale, non folle, che non faremo mai quando andiamo ad vedere un sito, direi che ci dà davvero delle ottime soddisfazioni questo dispositivo. Quindi ottima la parte browser per quanto riguarda questo Alcatel Idol X. Allora, direi che dovremmo fare alcuni ultimi test. Qui andrei a prendere il nostro GPS status, vediamo un po' come si comporta con il GPS e il telefono, vediamo se è attivo il GPS. No, non è attivo, quindi è inutile fare questa prova. Ecco, chiudiamo e ora lo riapriamo. Ok, chiudiamo WhatsApp. Lasciamo adesso caricare un attimino per vedere se il dispositivo si aggancia e quanto tempo mette ad agganciarsi ai satelliti. Come potete vedere, abbiamo già visto 13 satelliti con questo telefono, però per ora agganciati non ne abbiamo nemmeno uno. Vi faccio anche uno zoom così da farvi rendere conto meglio del test. Considerate che è sempre un fix all'interno, però non ho visto grandi miglioramenti, visto che comunque nonostante stiamo aspettando è ancora zero. Vediamo un po'. Beh, direi che non possiamo attendere oltre, ho lasciato quasi un minuto di tempo per agganciarsi ai satelliti e purtroppo l'aggancio non è ancora avvenuto. Però sicuramente il fatto che ne veda già 13 con l'ausilio di internet, sicuramente il dispositivo, per esempio con Maps o altri prodotti che satelliti che usano anche internet per trovare la posizione, funzionerà più che bene. L'ho testato e quindi non ho avuto mai problemi con Maps, per esempio. Bene, detto questo, come avete visto, ho fatto un pochino di fatica. Non so se magari è uscito fuori fuoco nel frattempo. Alle volte faccio fatica a premere questi tasti, non perché non si accendono, eccetera, però purtroppo rimangono quasi sempre spenti. Non è possibile settare, per esempio, tenerli accesi fino a quando è acceso lo schermo, oppure ecco, vedete, si sono spenti. Ora io diciamo che devo andare a tentoni per capire dove sta la home. Se io premo di qui o di qui, vedete, ora sì, l'ho trovata, ma se premo qua o qua, purtroppo no. E anche se non, premo quasi al centro, ma non proprio al centro, in genere non mi prende il tasto. Questa l'ho trovata una cosa un pochino scomoda. E come vedete, dura davvero pochissimo la retroilluminazione di questi tasti, direi un po' troppo poco rispetto a quello che però può servire. Bene, quindi abbiamo visto anche questo, e allora ci manca semplicemente due prove: i giochi e la famosa chiavetta. Provo a collegare la chiavetta e vediamo un po' se la chiavetta viene letta. Vi anticipo già che viene letta, visto che ieri la mia chiavetta è stata letta. Andrei quindi in. Prendiamo Astro. Ok, vabbè, facciamo cancella. Ok. Ok, oggi mi sembra che il telefono abbia deciso di non leggere chiavette. Quando invece però ieri. Ah, ecco, è perfetto. Per preso il dispositivo. Sì, ok. Benissimo. Sì, il dispositivo è stato letto. Ecco qui USB, per te l'avvicino che forse non è molto visibile. Abbiamo l'opzione USB OTG. Ci clicco dentro e posso vedere tutto quello che c'è sulla mia chiavetta. Quindi, perfetto, quindi ci vede anche le chiavette, direi un'ottima, o comunque dispositivi USB, quindi è USB OTG, davvero ottima cosa da parte di Alcatel. Bene, l'ultima cosa che volevo vedere con voi era far partire un bel gioco, per esempio far partire Asphalt. Eccolo qua, Asphalt 7.
Lo facciamo partire, lo proviamo e vediamo un po' come va. Facciamo un piccolo zoom alla camera e siamo pronti per partire. Abbassiamo un po' il volume, altrimenti non ci sentiamo. Facciamo partita veloce, il giocatore dal no. Ok. Lo schermo è fantastico e quindi, come vi ho già detto prima nelle foto e quant'altro, lo schermo è di ottimo livello, quindi non posso davvero dire nulla per quanto riguarda la visione del gioco. Però, se non so se riesco a farvelo apprezzare, per quanto riguarda invece la giocabilità di Asphalt, sinceramente direi che di gran lunga di sotto il livello accettabile per giocare. Abbiamo sempre continui microscatti che rendono il gioco praticamente sempre rallentato e niente, non ci dà quasi la possibilità di giocare con fluidità e con stabilità al gioco. Quindi purtroppo la giocabilità di Asphalt su questo dispositivo non è così eccezionale, anzi tutt'altro. Bene, direi che abbiamo esaminato a fondo questo Arctic Idol X e cosa possiamo dire quindi in definitiva di questo dispositivo. Allora, sicuramente dal punto di vista hardware il dispositivo è molto valido, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista della dotazione proprio di processore, RAM. E per quanto riguarda anche lo schermo, che è fantastico. Dispiace un pochino per due cose fondamentalmente: il primo, che non sia espandibile tramite SD, e magari 12 giga, 12-13 giga possono essere un po' pochini per andare ad utilizzare il dispositivo con una certa, come dire, per mettere foto, fare mettere tante applicazioni, fare video, eccetera, forse sono un po' pochini. Perlomeno per me lo sono. E soprattutto la batteria non sempre è così performante. Ho notato che se il telefono, anche se sono attaccati i dati, ma è quindi wifi o 3G, ma è in standby, quindi con lo schermo spento, il dispositivo consuma davvero poco. Purtroppo, però, quando andiamo a usarlo e lo usiamo magari anche pesantemente con internet attaccato, magari WhatsApp, un po' di browser, un po' di Facebook, messaggi, non so quant'altro, purtroppo il dispositivo alle volte si vede scendere la batteria quasi a vista d'occhio. Sinceramente, avrei preferito una batteria un pochino più performante da questo punto di vista, magari anche ingrandendo leggermente lo spessore, ma almeno avrei reso una facilità di utilizzo per quanto riguarda l'autonomia a persone che magari stanno fuori dalla mattina alla sera e non hanno possibilità di ricaricare il telefono. In genere, ho questo telefono a sera tarda, quindi dopo le 7, le 8 di sera non ci si arriva quasi mai. Detto questo, però il telefono ha delle ottime, diciamo, tolti i talloni d'Achille, ha degli ottimi pregi. Per esempio, lo schermo, una fluidità ottima, una buonissima, funzionalità del browser che va davvero molto bene, non abbiamo problemi di nessun tipo, e una stabilità, dicevo, una reattività in generale davvero molto buona. L'unica altra pecca forse è stata per quanto riguarda Asphalt 7, non è stato così fluido, ma altri giochi che non richiedono tali potenzialità, o magari non è stato proprio sviluppato al meglio Asphalt per questo tipo di prodotti, o magari per questo tipo di processori che magari sono un po' non performanti come altri quad-core, forse funziona anche peggio per quel motivo. Quindi in sostanza un dispositivo che esce a un prezzo di 399 euro, un prezzo molto aggressivo, ma per un dispositivo che però può essere considerato tranquillamente, se non alla pari, ma come una possibile scelta tra i vari top di gamma che costano molto di più e che non sono dual SIM. Quindi, se abbiamo bisogno di un dual SIM, Alcatel Idol X quasi sicuramente. Sono pochi altri i telefoni che possono competere con questo tipo di prodotto attualmente. Se non abbiamo bisogno del dual SIM e abbiamo 100 euro in più, forse punterei su altro. Detto questo,
Un saluto a tutti, cari amici di Android Blog e di Edge Mobile. Scusate per la lunghezza di questa recensione, ma il dispositivo era davvero interessante ed era dovuta. Ci vediamo alla prossima. Ciao!